Buongiorno, oggi parliamo con Roberto Ricci, che è il presidente dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, e con lui approfondiamo oggi un tema che è sempre un po' nell'occhio del dibattito e delle polemiche, cioè il tema del costo delle rilevazioni e del costo complessivo dell'istituto. C'è chi sostiene che se si chiudesse l'INVALSI con i soldi che si risparmiano si potrebbero fare cose mirabolanti, ma stanno davvero così le cose? Allora, incominciamo da un primo dato. Qual è il bilancio annuale dell'istituto? Grazie per questa domanda perché è sempre un tema che torna fuori alcune volte, insomma, e facciamo un po' di chiarezza. Allora, il bilancio complessivo dell'istituto è di circa un po' meno, diciamo così, circa 18 milioni di euro. Con questi 18 milioni di euro, però, l'INVALSI non cura soltanto le prove nazionali, quelle diciamo per le quali è più noto, che hanno un costo complessivo di circa 6 milioni di euro e questo ogni anno cala perché nel tempo abbiamo realizzato diverse economie, ma poi l'istituto ha un'area statistica che fornisce dati all'intero sistema di istruzione non solo nazionale ma anche internazionale. Dobbiamo ricordare che l'Italia ha dei compiti e derivanti dalla partecipazione a diversi organismi internazionali. Poi abbiamo il servizio di valutazione delle scuole, più noto per il RAV, le visite esterne alle scuole, le rilevazioni internazionali, ad alcune delle quali l'Italia partecipa da quasi 30 anni, che hanno un costo considerevole, diciamo in media non meno di 3 milioni e mezzo, 4 l'anno, e poi l'area, diciamo così, ricerca e sviluppo, che anch'essa riveste un costo di un certo rilievo. E poi ci sono i classici di funzionamento di qualsiasi organismo pubblico. Senti, quanti sono gli studenti che ogni anno partecipano alle rilevazioni? Allora, nelle scuole primarie 1 milione perché sono 500.000 per Giusto? ogni grado, quindi sono 1 milione, Precisissimo. altro mezzo milione nella scuola secondaria di primo grado e più o meno un altro 1 milione in quella secondaria di secondo grado. Quindi diciamo così approssimativamente parliamo di 2 milioni e mezzo a 2 milioni e mezzo. studente. Hai detto che il costo delle rilevazioni è di circa 6 milioni, quindi dividendo i 6 Scarso. milioni per i 2 milioni e mezzo di studenti viene un costo di circa 2 euro e qualche cosa, 2 euro e mezzo, ecco, anche un po' meno per ciascuno studente su cui si fa la rilevazione. Se poi Esattamente. addirittura vogliamo fare un altro calcolo, un pochino forse più grossolano, diciamo, il bilancio complessivo è di 18 milioni, lo dividiamo per 1 milione di docenti circa, abbiamo una spesa annua calcolata per docente di 18 euro. Se noi questi 18 euro li distribuissimo ai docenti sotto forma di stipendio o qualunque altra cosa, ne verrebbe fuori circa 14-15 euro netti all'anno, e cioè in pratica poco più di 1 euro al mese, insomma un caffè al mese, via. Ecco, questo sarebbe il risparmio, sopprimendo completamente l'INVALSI. È esatto? Esattamente così, io credo invece che meglio posto il tema sia non tanto l'entità del costo, perché è evidente che non è certo questo che cambierebbe le sorti diciamo, della categoria, e quanto sia l'importanza di spenderli bene e di far fruttare queste risorse come qualsiasi risorsa impiegata, principalmente poi se pubblica, e cioè di utilizzare al meglio questi dati al sostegno del miglioramento. Io credo che sia questo il tema, sinceramente. Senti Presidente, ovviamente non ti chiedo se a tuo parere i soldi vengono spesi bene, perché insomma sarebbe un po', come si dice, chiedere all'oste se il vino è buono. Allora, Esatto. facciamo la domanda in un altro modo. A tuo parere, questa quantità di denaro si potrebbe spendere meglio, o ancora, aumentandola leggermente, si potrebbe fare molto di più, si potrebbe fare meglio?
Sicuramente sì, soprattutto quest'ultima parte, direi anche con un piccolo incremento di spesa che poi nel giro di poco tempo verrebbe azzerato, perché già ora ogni anno realizziamo delle economie, è quello della digitalizzazione delle scuole, delle prove della scuola primaria. Importante principalmente per due ordini di ragioni. In primo luogo perché tutto ciò che avviene in forma digitale in un certo qual modo favorisce anche le competenze digitali. Sappiamo quanto sia importante, con le dovute cautele e opportune considerazioni, anche coinvolgere i piccolini, i ragazzini della scuola primaria. E l'altro aspetto, non meno importante, vorrebbe dire sollevare anche gli insegnanti della scuola primaria da quelle procedure adempitive che sono invece legate alle prove cartacee. Gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado sono totalmente dispensati da qualsiasi onere appunto adempitivo. Questo lo consentirebbe di fare anche per la scuola primaria, che la ritengo una cosa giusta e appropriata. Facciamo un paragone con altri paesi europei più o meno simili al nostro. Quali sono i costi che in altri paesi si sopportano per fare attività analoghe a quelle degli invalsi? Per esempio in Spagna, in Gran Bretagna, ecco, cosa succede? Allora, in la Spagna, diciamo che per l'Istituto Centrale, poi articolato nelle diverse, diciamo, regioni, ha l'equivalente, diciamo, degli invalsi a un bilancio che supera i 40 milioni di euro, quindi più del doppio. La Gran Bretagna, anche se in realtà i dati disponibili riguardano Inghilterra e Galles, quindi la Scozia poi ha ulteriori costi, ma prendiamoli come la Gran Bretagna, addirittura arriviamo a 90 milioni di euro. L'altro caso, e secondo me è importante da considerare per vedere quanto poi in realtà in Italia non si investa molto sulla valutazione, è il caso dei Paesi Bassi, l'Olanda, dove il finanziamento è più di tre volte tanto, e però la popolazione è un terzo, e quindi questo ci dà l'idea anche di quanto in realtà l'investimento negli altri paesi sulla valutazione sia decisamente più considerevole. Su questo aveva fatto nel tempo la Fondazione 3L uno studio, e l'Italia era decisamente il paese che investiva di meno, e tuttora le cose non sono cambiate. Voi come invalsi vi confrontate quindi anche con altri istituti stranieri, non soltanto per il problema dei costi, ma anche per il problema proprio dell'attività che voi svolgete. Che cosa ne deducete da questi confronti? Cosa emerge? Allora, sì, noi costantemente lavoriamo con istituti di altri paesi, perché ovviamente il tema della valutazione delle competenze di base non è solo un tema nazionale, e come spesso accade, confrontandoci poi con gli altri ci rendiamo conto di non essere all'anno zero, per esempio in termini di informatizzazione delle prove di valutazione siamo, diciamo, tra i paesi più avanzati. Tenete conto, un piccolo dato di orgoglio nazionale, il nostro modello, sono venuti persino dal Giappone a vedere come funziona, e quindi questo è anche un po' un orgoglio di italiani. Io credo che sia molto importante confrontarsi con gli altri paesi, non per dissolvere la specificità, chiedo scusa, di ogni paese, ma per vedere quegli elementi che ci accomunano tutti, buone competenze di base per esercitare consapevolmente i diritti e i doveri di cittadinanza. Bene, grazie al dottor Roberto Ricci per questo approfondimento, sicuramente molto utile, che chiarisce diversi aspetti, e ovviamente buon riposo estivo per quanto vi riposerete durante l'estate, e ci auguriamo di rivederci a settembre, perché magari ci sarà anche qualche novità importante di cui potremo parlare. Con grande Grazie. piacere, buon'estate a tutti.